Nelle Marche stiamo cercando da qualche mese di rendere sempre più persuasiva la proposta del trasporto pubblico locale in maniera tale che sia una scelta libera ma sempre più frequente quella di affidarsi alle aziende che onorano il principio del trasporto pubblico della nostra regione. Esordisce così l'assessore regionale Guido Castelli, intervenuto presso la sede della Contram di Camerino all'incontro Programmazione e Innovazioni nel Trasporto Pubblico Locale. Un bel pomeriggio di lavoro dove sono state toccate le tematiche fondamentali come le gare regionali per l'assegnazione dei servizi e i contributi nazionali destinati alle Marche, che vedono da anni la regione come fanalino di coda. Contram esprime al meglio quel concetto di azienda solida ma anche aperta al futuro. Lo dimostra il fatto che tante risorse messe a disposizione della regione per il trasporto sono state utilizzate e valorizzate al meglio da chi come Contram sa essere capace di conservare il passato ma di guardare al futuro. L'assessore Castelli, assessore anche alla ricostruzione, è molto attento alle aree interne e soprattutto ai servizi primari. Il servizio dei servizi è proprio il trasporto pubblico locale, meglio se capace di rendersi flessibile e di articolare in una serie di offerte la propria proposta commerciale e aziendale. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna arrivare a Bolognola, a Sefro, a Pioraco, ovunque, sapendo che quel cittadino, quella famiglia, quell'anziano sanno di poter confidare su un elemento, un'infrastruttura, il trasporto pubblico locale, che non fa perdere i diritti. Ecco, il trasporto pubblico locale ha molto a che fare con la democrazia. Lodi alla Contram anche dal vicepresidente del Consiglio regionale. È grande la capacità di tutti coloro che lavorano in questa struttura, grandissima l'esperienza del presidente Belardinelli e un percorso che negli anni ha dimostrato di essere vincente. Soddisfatto dell'incontro il presidente Belardinelli, che guarda con più ottimismo al futuro. Un incontro in parte tecnico, in parte di alto valore sociale, che ci ha fatto molto molto piacere, non solo a me ma ai nostri lavoratori. Ci fa ben sperare anche questa attenzione per l'area colpita dal sisma, ma anche al futuro dei giovani che vorranno rimanere in questo territorio utilizzando i servizi scolastici, i servizi dell'università, in particolare di quella di Camerino, ma non solo. E diciamo, ecco, questo è veramente, veramente importante. Noi cerchiamo di fare tutto il possibile interpretando quello che anche questo attuale governo sta portando verso questa transizione ecologica, cerchiamo di metterlo in pratica pur con la dovuta cautela e prudenza, ma con la sapienza e con il valore dei nostri tecnici e lavoratori.